Sto facendo della fatica a fare dei video, ma in qualche modo ci riuscirò. Intanto vi propongo un altro video della serie di Che se ne dica. Sapete quando la gente va fuori nel verde, nella natura, e vedono questi insetti molto colorati volare sui fiori? E dicono: "Guarda, un bellissimo maggiolino!" Ecco, che se ne dica, non è che tutti i coleotteri di una certa grandezza, con dei colori molto accesi, metallici, siano dei maggiolini. I maggiolini, il nome maggiolino, è un nome preciso perché si riferisce a una certa famiglia di insetti. I melolontini e questi insetti non sono rinomati per i loro colori accesi e metallici, piuttosto sono rinomati per la loro pubescenza, cioè sono molto pelosi. Sono rinomati per avere delle antenne clavate e alle volte anche a ventaglio. E sono rinomati per avere una polifagia incredibile. Mangiano tantissime specie diverse di vegetali e ovviamente si chiamano maggiolini proprio perché gli adulti spuntano fuori in maggio e quindi è proprio questo il momento giusto per parlarne. Oltre ad essere anche estremamente polifagi e mangiare tante piante diverse, le larve di melolonta o comunque di maggiolino sono, diciamo, specializzate nel mangiare le radici di certe piante, tra cui anche le piante ortive, le piante che coltivate nel vostro orto. Quindi bisogna stare un po' attenti, se trovate delle larve di maggiolino che comunque non sono semplici da distinguere perché possono somigliare a molte altre famiglie di coleotteri, tra cui i dinastini, quindi potrebbe essere anche una larva di Oryctes nasicornis, il nostro coleottero rinoceronte, ma possono somigliare anche a quelle dei cetonini di Cetonia. Invece gli adulti di maggiolini si specializzano nell'andare a mangiare le parti aeree di diversi alberi di latifoglie, soprattutto forestali. Quindi c'è anche una spartizione di ambito in cui approvvigionare il cibo anche tra larva e adulto di maggiolino. E gli adulti di maggiolino, in casi di grandi infestazioni, possono anche causare delle defoliazioni molto molto abbondanti, quindi possono causare anche dei problemi economici e vengono tenuti molto d'occhio se sono presenti in certi ambiti. Comunque sia, i maggiolini, quelli che vengono scambiati per maggiolini, sono quasi sempre degli altri coleotteri che l'unica cosa che hanno in comune con i maggiolini è che fanno parte entrambi della famiglia dei scarabeidi, perché in realtà i melolontini non sono una famiglia, ma una sottofamiglia. E appartengono alla famiglia degli scarabeidi. Quelli che vengono scambiati praticamente sempre per maggiolini sono le cetonie, i cetonini, che sono quei bellissimi coleotteri molto spesso colorati di quel verde intenso e metallico che è magnifico. E ovviamente l'attribuzione erronea di questo nome a tanti coleotteri che non dovrebbero essere chiamati così è quasi sicuramente da imputare al folklore popolare, alla cultura popolare, per cui sentire tanta gente denominare maggiolino un insetto fa diventare automaticamente quell'insetto di nome maggiolino, anche se informandosi e avendo un po' la voglia di capire qual è il nome vero di un insetto, porterebbe a scoprire che quello non è un maggiolino, ma una cetonia quasi sempre. E quindi avere la voglia di capire se si sta dicendo una sacrosanta verità o una grossolana speculazione è una cosa molto importante da avere, soprattutto
al giorno d'oggi, non accodatevi a quello che dicono gli altri, ma cercate sempre di essere una voce fuori dal coro e andate a informarvi e vedrete che quello che vi hanno detto i vostri genitori quando eravate bambini non era proprio verissimo.